come un nugolo di locuste, l'orda mongola comparve da est, comandata da un folle di nome Gengis Khan. Quando sentimmo parlare per la prima volta dei mongoli, pensammo che fossero solamente un gruppo di razziatori, come se ne vedono tanti nelle steppe. Ma quando le nostre spie dell'est ci dissero di come i mongoli avessero distrutto completamente l'impero persiano, uccidendo i civili e radendo al suolo le città in soli 3 anni, capimmo di averli decisamente sottovalutati. Poco dopo, la nostra gente dovette affrontare quella minaccia. I nostri fratelli Kipchaki a est combatterono valorosamente, ma furono sconfitti e molti loro khan vennero imprigionati. I mongoli sotterrarono i khan Kipchaki ancora vivi sotto a un podio, sul quale il comandante mongolo, Subotai Batur, sedeva festeggiando la vittoria. I mongoli la chiamarono una morte onorevole, riservata solamente a nobili e re. Io ritengo che i mongoli siano dei demoni malvagi, venuti in terra per torturarci. Non resta che la parte più occidentale della nostra potente confederazione, e con essa anche la grande Kumania è caduta in disgrazia. Tuttavia uno dei nostri khan, Khotian, ha riconosciuto il pericolo che incombe su di noi e sta riunendo le tribù per combattere gli invasori. Mettendo da parte l'orgoglio, si è rivolto ai nostri nemici giurati, i Rusiani, chiedendo loro di unirsi alla battaglia. Saranno anche nostri nemici, ma non abbiamo altra scelta. I mongoli metteranno a ferro e fuoco il mondo intero. Speriamo che i principi rusiani se ne rendano conto prima che sia troppo tardi. Potente Khan, non ho potuto convincere i capi dei Kumani e dei Rusiani a combattere i mongoli. Dovrete incontrarli di persona. Nipro si tingerà di rosso con il sangue dei cavalieri tartari e mongoli. Cavalchiamo per la Kumania!
Così tante tribù sono cadute per mano degli invasori. Possa il Dio del cielo assisterci nella prossima battaglia. Sono anziano, ma ho ancora abbastanza forza per un ultimo combattimento. I mongoli hanno preso in ostaggio uno dei nostri principi. Salvatelo e ci uniremo alla vostra guerra. Per secoli i cavalieri cumani sono discesi dalla steppa per razziare le nostre terre. Penso sia giusto che ora incomba su di voi lo stesso fato. Non avrete aiuto da noi. Il giorno che hanno messo piede sul suolo cumano. Ci uniremo per una giusta causa. Thank you.
banda di cavalieri cumani. Siete gli ultimi sopravvissuti che mi sarei aspettato di vedere. Mio padre è un uomo importante. Liberatemi e il mio popolo vi sarà debitore. Mio padre è morto in battaglia contro quei vili mongoli. Avrò la mia vendetta. Abbiamo convinto i nostri membri della tribù a unirsi a noi, ma per battere i mongoli avremo bisogno dei nostri vicini, i Rus. Avete salvato il nostro principe e vi siamo debitori. Metteremo una buona parola per voi con il nostro alleato, Kyoto. Avete la benedizione del principe? Molto bene, portatemi i vostri guerrieri e li guarirò. Degli esploratori mongoli hanno iniziato ad attaccare il nostro popolo e hanno bloccato un'importante tratta commerciale a nord. Elimina il blocco e potremo parlare. Manterremo la promessa. I nostri soldati combatteranno al fianco dei cumani, almeno per ora. Abbiamo trovato più uomini possibili. Ora dobbiamo distruggere l'accampamento dal quale opera l'avanguardia mongola.
Insignificanti, no, ma di cosa ne volete sapere di un assedio? Per fortuna i nostri ingegneri hanno costruito arieti che abbatteranno le fortificazioni nemiche. Ah, come mi piacerebbe torcere il collo a quegli arroganti russi. Barurnien. Kuluketarmen. Evet. Kuluketarmen. Buyruhanas. Evet. Buyruhanas. Kuluketarmen. Evet. Buyruhanas sahiplanım. Kuluketarmen. Solaşurgis. Evet. Sanchiska Kuluketarmen. Buyruhanas evet. Sahiplanım. Alle fiamme un accampamento mongolo. Quando arriverà il loro esercito saremo pronti. Non fu facile convincere i principi rusiani, ma quando giunse loro voce che un grande esercito mongolo si stava avvicinando rapidamente al fiume Dnipro, accettarono l'offerta di Kotia. Adesso un esercito unito, composto da soldati rusiani e cavalieri cumani, attende l'arrivo dell'Orda Mongola. È magnifico vedere come le nostre truppe unite marciano contro i mongoli per incontrarli sul campo di battaglia. I raggi del sole si riflettono sugli scudi dei soldati rusiani, sulle armature dei guerrieri boiardi e sulle corazze dei cavalieri cumani. Se questa strana alleanza tra rusiani e cumani riuscirà a perdurare, potremmo avere una possibilità di respingere gli invasori.